Ciao, si suona! Ciao, sono Daniele Pacchini di chitarralab.it. Benvenuti alla 10ª puntata di un leak a settimana. È un vero toccasana ed è il turno di Mark Knopfler. Questo lick è tratto da Saltan on Swing The Dire Straits. Prima cosa da fare, se volete suonare Mark Knopfler e avete un plettro in mano, dovete prenderlo e buttarlo via. A questo punto mettete mignolo e anulare della mano destra sul battipenna, appoggiatevi con la parte iniziale del palmo della mano sul ponte e vi rimangono libere pollice, indice e anulare della mano destra. Nelle parti solistiche poi spesso, come in questo lick, Mark Knopfler utilizza soltanto pollice e indice. Con queste due dita quindi simuliamo una pennata alternata giù, su, in cui giù è il pollice e su è l'indice. Proviamo a suonare la pentatonica di Re minore con il pattern 1. Quindi giù, su, giù, su, giù, su, pollice, indice, pollice, indice, pollice, indice. Proviamo sulle prime tre corde. E provate a velocizzarlo il più possibile. Questo lick è in tonalità di Re minore, come detto, quindi pentatonica minore di Re. E la partenza è sulla terza corda con un bending di un tono. E poi abbiamo seconda e prima corda al tasto 10, quindi Sol che mi va su La col bending di un tono, poi abbiamo La e Re sulla prima corda. E la pennata è pollice, indice, pollice, veloce. Poi abbiamo un pull off sulla seconda corda, Do, La, suonato con l'indice della mano destra. Quindi tasto numero 13 e tasto numero 10 della corda 2 e quindi pollice, indice, pull off. Lento, veloce. Abbiamo poi, ovvero due sol, di cui il primo è staccato, quindi alziamo il dito. Col pollice della mano destra lo suoniamo e lo ribattiamo, poi pull off, quindi tasto numero 12 Sol, pull off, al tasto numero 10 abbiamo il Fa. E poi con l'indice sulla quarta corda suoniamo il Re, che è la tonica della pentatonica minore di Re. Quindi fino a qua lentamente. La parte finale del lick parte con un hammer on, tasto 10, tasto 12 sulla corda 4, Do, Re, col pollice e poi con l'indice suoniamo il Fa sulla corda numero 3 al tasto 10 e sempre con il dito 1 al tasto 10 ma sulla seconda corda con il pollice suoniamo il La. E la chiusura sul Sol al tasto 12 con il vibrato. Veloce. Tutto il lick completo di Mark Knopfler quindi è lento, tutto chiaro? Come sempre, se volete farmi sognare, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e venitemi a trovare su chitarralab.it. Ciao!